Buongiorno amici, io sono Giada e lei è sempre Francesca, appunto mia cugina, e questo è il terzo video che porto con lei, appunto perché quel video in cui rispondevamo a quelle domande ha raggiunto più di 4 like e quindi avevo fatto quel video dei musical.ly, se non l'avete ancora visto andatela a vedere. E questo qua sarà bambini versus adolescenti, perché appunto io sono una bambina. E io sono un adolescente. sì, iniziamo. Che cosa vi devo dire? Ciao! Delle tante differenze fra noi è proprio questa, ed è una delle prime, secondo me. Ecco a te la tua verifica! Ho preso 9! Ho preso 9! Adesso chi lo dice a mamma? Ecco a te. Sei! Sì, questa è una delle tante e bambini, gioie del mondo. I bambini, secondo voi, preferiscono prendere 9 al posto di 10? No. Gli adolescenti, 5 al posto di 6? Sei a vita. Ci accontentiamo anche di 5 e mezzo in realtà. Sì, però per dirvi. E quindi partiamo con la seconda. Facciamo una foto, no? Che schifo, no, un'altra. Vabbè, ora farò una bella foto. Sì, anche questo è vero. Le foto per noi fanno tutte schifo. Cioè, tra 20 che ne facciamo, soltanto una esce bene. In realtà i bambini non dovrebbero avere ancora il cellulare, vero? Le foto comunque te le puoi fare con un altro telefono, che è una cosa. Comunque, sì. Partiamo con la terza. Vai a dormire, è tardi. Mamma, io non voglio andare a dormire. Io non voglio andarci, domani non ci voglio neanche. Devi andare! No, perché? Perché è tardi e devi andare a dormire. Perché devo andare a dormire? sì. Questa anche questo è vero, sì. Noi vorremmo dormire sempre. Invece loro no. Io no. Odiano dormire, io sì, amo dormire. Cioè, sì, è rilassante, però. Cioè, ci sono tantissime altre cose da fare. E partiamo con la quarta. Mi presti una penna? Aspetta, se non mi sposto. Giada, stavo... Ho dimenticato il borsello. Mi presti una penna? No. Hai te una gomma? Io, te la do io. Grazie. Hai una gomma? No. Mi serve... Oh no, ho dimenticato anche il quaderno. Ma... Hai un quaderno? No. Avevo solo quella penna. Perché te l'ho data? Mi presti una penna? Non si dà niente, guarda che però dico alla maestra che tu prendi gli oggetti. Ah. Scusa. Uffa! È inutile che fai così, tanto io non te lo do. Non va neanche questa penna. Questa era la quarta. Adesso noi non abbiamo mai nulla, loro hanno tutto, hanno anche i borselli di riserva. Certo, io ne ho più o meno 5 dentro il mio zaino, davvero. Allora, i compiti. Studiare pagina 15, lo farò dopo. Ripetere matematica, tutto intanto quella manco interroga. Ripetere geografia più gli esercizi non li correggi, quindi li posso anche non fare. Ripetere biologia. Mamma, ho finito i compiti! Va bene. Allora, vediamo i compiti per oggi. Allora, colorare pagina 86. Vabbè, già l'ho fatto in classe, quindi posso andare a giocare. Sì! Questa era la quinta. Già. E passiamo con la sesta. Anche perché...
Sì, è vero. Io finisco in classe i compiti, anche perché... Io non li faccio a prescindere, perché tanto li faccio già, capì? Sì. Sì, è bellissima questa canzone. Aspetta. Vabbè, parliamo. Le differenze di canzoni sono parecchie, tipo loro ascoltano sì, tutt'altro genere, noi ci dedichiamo al rap, io già ho preso spunto da Salmo, estate di merda. E niente. Comunque sì, questa era una differenza, questa era anche il mio. Una delle tante più comuni differenze sì, di adolescenti, cioè, e bambini. Cioè i voti, i compiti, cioè soprattutto i compiti per me è verissimo. Cioè... Ad esempio ci dicono non solo di colorare, ad esempio fare due pagine, già l'ho fatto in classe, invece te? No. No, non è mai basta. Sì. Lasciate un like. Iscrivetevi al canale. Sì, mi arrabbio tantissimo se non l'ho lasciata. E io so ognuno dove abitate, quindi vengo a casa vostra e vi picchiano. E comunque sì, iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche al canale Giardina SMR, sì. Ciao. Ci si vede.